Eravate in cinque nella squadra? Sì, oltre alla sicurezza che era già qui per aiutarci. Siamo in cinque nella squadra di ricerca. Un momento, hai detto eravate? Ho trovato Baker. È morto. Oh, non mi sorprende. Ha rilevato un segnale potente ed è andato ad indagare. Gli ho detto che dovevamo aspettare l'estrazione e fare rapporto, lasciando il lavoro pericoloso a qualcun altro. Ma era il caposquadra e non ha voluto darmi ascolto. Lui era il più coraggioso. C'è una linea molto sottile tra coraggio e follia. Già, così come quella tra prudenza e codardia. Come ti pare, di certo non sono felice che sia morto. Per chi mi hai preso? Spero che gli altri stiano bene. Ti avverto se trovo qualcun altro. Lo faresti davvero? Grazie, lo apprezzo molto. Fuori è più pericoloso di quanto mi aspettassi. Sai dove posso trovare armi e rifornimenti? Sì, ti stavo per dire di un segnale, ma non mi hai lasciato finire. Bene, ti ascolto. Ho sentito due membri della squadra di sicurezza della Mobius parlare di depositi di armi. Puoi provare a seguire il segnale? Forse possono aiutarti. Ci penserò. Ehi, amico, sono solo. Mi servirebbe un po' di protezione. Forse se non avessi lasciato morire la tua scorta. Non importa. Imposto il segnale sul tuo comunicatore. Poi fai come credi. Non mi interessa. Quei mostri sono resistenti. Ci vogliono molte munizioni per farli fuori. Hai qualcosa di più potente? Non qui, ma in giro potrebbe esserci qualcosa. Il posto è stato progettato per essere tranquillo, ma Mobius e armi pesanti vanno a braccetto. Sai dove potrei trovare queste armi pesanti? Là fuori è un casino. Sarà difficile trovare armi pesanti ammassate in giro. Ma ho visto qualcosa di utile vicino a un corazzato qui fuori. Ti indico la posizione. Ma stai attento, ci sono un sacco di quelle cose in giro. Diavolo era. Diavolo! Ehi! Slegatemi! Detective Castellanos, che piacevole sorpresa. Bentornato. Ancora tu! Cosa ci fai qui? Potrei farle la stessa domanda. In ogni caso è bello vedere un volto familiare. Anche se quel volto ha visto troppo orrore. La vedo stanco, detective, ma posso aiutarla a tornare in forma. Proprio come un tempo. Vediamo se rilevo quel segnale. Sembra lontano, ma è l'unica pista che ho. Dio, spero che sia lì.
Se Union continua a cadere a pezzi, non rimarrà molto da cercare. Devo trovare il segnale. È da un po' che non ne vedevo una. La prossima volta potrebbe andare peggio.
troppi. Tira fuori le palle, Jay. Nessuna comunicazione dalla Mobius, siamo tagliati fuori. Dichiaro lo stato di emergenza Alfa 1. Conosci la procedura? Alfa 1? Sul serio? E la squadra tecnica? Affari loro. Se la caveranno. Non siamo più nei Marine. Qui non si lascia indietro nessuno, non significa nulla. Problemi? Scherzi. Non vedevo l'ora di mollare quelle palle al piede. Basta proteggere tecnici e correre come un coglione. Bene, mettiamo al sicuro le scorte di armi, riformiamoci e diamo una pulita. Non importa che aspetto abbiano. Mostri o umani. Facciamoli fuori tutti. Che cazzo è successo? Qualcuno sembra essere stato qui. Ma dove sono andati? Oh? Altri segnali. Non credo di voler incontrare quei due. Sembrano pericolosi, ma le armi potrebbero essermi utili. Il computer per arrivare laggiù, giusto? Sai come usare il computer per arrivare laggiù, giusto? Cosa? Non vieni con me? Non c'è tempo. Vado a cercare rifornimenti all'autofficina. Vediamoci all'ufficio informazioni quando sei pronto. All'ufficio informazioni? Perché? Ho detto agli altri sopravvissuti di nascondersi lì. Devo occuparmi di loro, finché sono solo cittadini spaventati. Sarà più facile ucciderli prima che si trasformino in quelle cose. Ottima idea.
Questo computer funziona ancora. Bene, mi servirà. Go!
guardie non la fermeranno. Nulla potrà. Non posso nascondermi. Arriva! Questa era diversa dalle altre. Fa freddo. Cosa? Che cazzo succede? Vieni a prendermi. Devo uscire da qui. Deve esserci un modo per uscire da qui.
Forse ora posso uscire. Immaginato tutto. No, quello era... Cos'era? Era reale o nella mia testa? A recuperare i rifornimenti con quelle cose in giro. Ah, dovrebbe bastare. Non ve ne andrete da qui, pezzi di merda. A recuperare i rifornimenti con quelle cose in giro. Ah, dovrebbe... A recuperare i rifornimenti con quelle... Ah, merda! Come faccio a recuperare i rifornimenti con quelle cose in giro? Ah, dovrebbe bastare. Non ve ne andrete da qui, pezzi di merda. James, sono Ryan, passo. Ho chiuso un bel po' di quei mostri nella stanza sotto l'autofficina. Ora vado all'ufficio informazioni. James, mi ricevi? Merda. Ci sono delle scorte lì sotto.
Devo raggiungerle. Porta le chiappe all'ufficio informazioni. Non ci crederai mai. L'ufficio informazioni è... Cazzo, John. Che cosa ci fai qui? Non dovevi vedere questo posto. Non capisco. Per... Non capisco. Non buttarmela contro. Siamo amici, no? Ti prego. Non capisco. Non buttarmela. Dove sei? Ti ho cercato dappertutto. Cazzo, John. Cosa ci fai qui? Non dovevi vedere questo posto. Non capisco. Per... non buttarmela contro. Siamo amici, no? Ti prego. Lo so. È per questo che è ancora più difficile. Smettila di scherzare, amico. Scusami, John, ma devo farlo. La Mobius non ammette errori. La Mobius? Che diavolo è la Mobius? Ok, porte chiuse, finestre sicure, elettricità disattivata, qui non entra niente. E meno tu, Ace! Trovati un altro rifugio! Questo posto è sigillato, capito? Merda, che situazione del cazzo, non ho firmato per questo. Va tutto bene, andrà tutto bene, sei al sicuro, devi solo aspettare. Che cazzo era quel rumore? Devo fare piano, quella cosa era un fantasma, sembrava come gli altri mostri. Che succede? Non posso farcela, non posso. Devo calmarmi e stare in silenzio. Questo treno è l'unica via d'uscita da Union. Perché non funziona? Dove sono tutti? Cos'è stato? Oddio, no! No! Non mi lasciare! Non mi toccare! No!
messaggio per me. Riconosco lo stile. Ancora lui. Senti, amico, lasciami andare. Noi abbiamo dei rifornimenti. Posso portarti al sicuro. Seguimi, io posso portarti via da qui. Al sicuro? Che c'è di speciale nell'essere al sicuro? Perché dovrei andarmene da qui? Questo posto è ancora incompleto, ma presto sarà perfetto. Basta solo la giusta ispirazione e il tuo sangue. Ma che cazzo stai dicendo, amico? Non muoverti. Oh merda! Oh merda! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ti ho detto di non muoverti. E ora creiamo un po' d'arte. Ti è andata male, Ryan. E questa sarebbe arte. Sembra più un'esecuzione. Un altro comunicatore. Forse di Ryan. Membri della Mobius. Potrebbero avere qualcosa di utile addosso. Dove è andato? È ripugnante. Strano, persino per questo posto. Sono vicino al rifugio di O'Neill. Meglio dargli la brutta notizia sui suoi compagni di persona. Li hai trovati? Sono morti. Ma da quello che ho visto, è meglio così. Volevano uccidere tutti quanti. Emergenza Alfa 1, eh? Non è un'idea tanto stupida. Sei un bel tipo, O'Neill. Te l'ha mai detto nessuno? Sono solo realista. Non puoi salvare tutti. È impossibile. Ecco perché la Mobius ha dei piani di emergenza. Se non avessero creato quella macchina infernale, non sarebbe servito un piano d'emergenza. Forse. Ma guarda quello che hanno creato. È incredibile. Sempre fedele all'azienda, eh? Spero che la tua lealtà ripaghi alla fine. Perché per ora non sembra che a loro importi molto di te. Che vuoi dire? Hanno mandato te, no? Scusa, non volevo farti arrabbiare. Tieni. Ne ho ricavate altre. Per il disturbo. Chiave? Ottimo. Alcune chiavi aprono nuove percezioni, ma questo non è il caso. È più banale, tuttavia molto utile. Su, ne apra uno. Il contenuto sarà più utile a lei che qui dentro. Isco, questo posto, tu, è come nel Beacon. Ma non è il Beacon, è Union. Oppure no, sembra tutto così familiare.
Questi muri, quella sedia, lei, per me non è cambiato nulla. Qualcuno è in pericolo. Quelle cose non uccidono se non aiuto. Va tutto bene, li ho uccisi. Apri la porta. Ho delle domande da farti. Grazie. Mi hai salvato. Pensavo di essere spacciata. È tutto ok. Calmati. Che sta succedendo? Come faccio a saperlo? Se qualcuno ha bisogno di risposte, quella sono io. Senti, sono appena arrivato. Sono più confuso di te. Ah, sì? Come ti chiami? Sebastian. Sebastian Castellanos. Beh, allora non sei più confuso di me. Non ricordo nemmeno il mio nome. O che giorno è. Non so nemmeno dove mi trovo. Dio, cosa mi sta succedendo? Cerca di ricordare qualcosa. Ero in un ufficio e stavo rispondendo alle domande di quella psicologa asiatica. E all'improvviso mi ritrovo in una città sconosciuta, con vestiti mai visti prima. E un tizio che dice di essere mio marito mi dice di correre. Io non sono sposata. Tutto questo non è reale. Non può. Devo farti delle domande. Sto cercando mia figlia. Ha 6 anni. Si chiama Lily. Non ho visto bambini qui. Solo quei mostri. Cazzo. 6 anni. Oh, mi dispiace tanto. Poverina. Tutta sola in questo posto. Vorrei poterti aiutare. Già, anch'io. Ma non mi darò pace finché non la troverò. Quindi ti sei svegliata qui qualche ora fa? Ore, giorni, non so dire quanto. Come dicevo, l'ultima cosa che ricordo è che ero in un ufficio. Quale ufficio? Mi servivano soldi, così ho risposto a un annuncio per una ricerca sul sonno. Mi hanno prelevato il sangue e visitato. Poi quella donna asiatica mi ha fatto un sacco di domande e non so cosa stia succedendo. Il nome Mobius ti dice qualcosa? Non mi sembra, ma non ricordo quasi nulla. Che cosa sai di quei mostri là fuori? Niente, solo che ti uccidono appena ne hanno l'occasione. Meglio stargli alla larga. Sai dirmi da dove vengono? Il mio presunto marito si comportava in modo strano. Si guardava alle spalle, qualcosa che io non vedevo. All'improvviso ha gridato e ha iniziato a trasformarsi, la pelle che ribolliva. È stato orribile. Subito dopo, anche lui ha cercato di uccidermi. Quindi erano persone normali. Cosa provoca la trasformazione? Non lo so. Non posso aiutarti. Devo assolutamente scoprirlo. Resta qui e tieni la porta chiusa. Fuori non è sicuro. Non vado da nessuna parte. Tranquillo. E grazie ancora per avermi salvata. Se ti serve qualsiasi cosa, serviti pure. Vorrei poter fare qualcosa di più per lei, ma trovare Lily è la cosa migliore per tutti. Thank you.
saranno di lì. Lily! Sei qui? Sono papà! Dov'è andata? Lily! È tutto ok? Sono io! Cazzo! Ok, calma. Come faccio a entrare? La bambola di Lily è stata qui. È in pericolo. La stanno inseguendo. Devo controllare il retro da quella finestra. Ok, Lily. Da che parte sei scappata? Ma che... Un altro segnale. Bene. Arrivo, tesoro. Tieni duro. Proviamoci ancora. Dove sei? Sangue di qualche giorno fa. Spero non sia di Lily.
Grazie a Dio. Impronte? Di chi sono? Si è fermata qui per nascondersi. Deve essere in quel magazzino. Brava piccola. Lì dentro sarà pieno di nascondigli. Lily! Marta. Lily! Veniva da sopra. Sarà passata da qui. Devo entrare. È una bambina coraggiosa e ingegnosa. Starà bene. Devo solo trovarla. Un'altra bambola. Ma dov'è Lily? Lui, l'assassino con la macchina fotografica. Il figlio di puttana ha rapito mia figlia. C'ero quasi. Cazzo! Ok, calma. Pensa. Devo salvarla. Il comunicatore non rileva altri segnali. Devo trovare un altro modo.
O'Neill, non so se posso fidarmi, ma vuole andarsene quanto io voglio trovare Lily. O'Neill, sono Sebastian. Mi senti? Sebastian, sei tu? La linea è disturbata. Merda, non ora. Forse fuori funzionerà meglio. Non deve sfuggirmi di nuovo. Ehi! Tu! La bambina! Dov'è? L'ho perso ancora. Magari ora posso contattare O'Neill. O'Neill, sono Sebastian. Sei ancora vivo? Cioè, sei ancora vivo? Bene. Hai trovato il nucleo? No, ma so chi l'ha rapita. Ed è più potente di ogni altra cosa qui dentro. Ma l'ho perso. Forse posso aiutarti a trovarlo. Ho rilevato una frequenza che non ho mai visto. Viene dal municipio. Bene. Dov'è? Guarda in alto. Vedi l'edificio con la torre dell'orologio? Sì? È quello. E come diavolo faccio ad arrivare lassù? È un po' complicato. Torna qui e te lo spiego. Ok. Arrivo. Ce l'hai fatta tutto intero? Non so se sono tutto intero, ma sì, ce l'ho fatta. Ora dimmi come arrivare al municipio. Union ha una specie di dietro le quinte. Serve al personale della Mobius per osservare i soggetti in segreto. Molti passaggi sono ancora intatti, perciò le spaccature si possono aggirare.
Ma alcuni pezzi della città fluttuano in aria. Che tunnel sono? Sono passaggi, non tunnel. Praticamente quando li attraversi vieni rimodulato. Li chiamiamo il midollo, esistono in una dimensione separata da quella visibile. Oh, non ha nessun senso. Per fortuna non serve che tu capisca il meccanismo, basta che funzioni. Ma è un labirinto, se sbagli strada potresti finire dalla parte opposta della città. Dov'è questo midollo che porta al municipio? E chi è che si inventa questi nomi ridicoli? Ti segno la posizione del portale, è nel rifugio nord. Sembra un normale computer, ma non lo è. Ti do la password per attivarlo. Una volta dentro segui l'altro segnale per l'uscita B2. Dovrebbe condurti al municipio. Potevi anche dirmi tutto dal comunicatore. Forse sì, ma non avrei potuto darti questa. I passaggi sono intatti, ma il crollo di Union ha causato problemi alle infrastrutture. Il comunicatore rileva una fuga di gas sulla strada per l'uscita B2. Non puoi farcela senza questa. Fughe di gas letale, eh? Grazie per aver tenuto il peggio per ultimo, O'Neill. Da quanto abbiamo visto, dubito che sia il peggio che dovrai affrontare. Non aiuti. C'è altro che vuoi sapere prima di andare?